ancora. Terzo appuntamento dei trofei Moto Estate. In quel di Magione ci troviamo a Perugia, 2507 metri di percorrenza ed una grande gioia, trofei Moto Estate. Sono tornati, ci troviamo al giro di boa, inizierà a decidersi qualcosa? Probabilmente sì, per quanto riguarda le classifiche di categoria, ma soprattutto la grande famiglia del MES è pronta a riaccogliervi, a riaccoglierci. E noi non vediamo l'ora di poter commentare queste bellissime gare e soprattutto la 1000 Open con un Alessio Bellini che parte favoritissimo per la vittoria finale. A tra poco! Con Walter Bartolini domani ti aspetta una giornata di fuoco. Già ci sono 40 gradi, tu quante gare hai deciso di fare? Ah, domani devo fare tre gare, due della BDB e una della 1000 Open. Adesso ho finito la qualifica della BDB, che sono ancora sudato, che dai, ho finito 10 minuti fa. Come è andata? Adesso preciso non lo so ancora perché abbiamo appena finito, allora non ho ancora visto i tempi. Però dovrebbe essere andata bene. Adesso c'è stato un po' di casino perché siamo in tanti, allora in questa pista un po' lenta facevi fatica a passare. Però adesso vediamo, domani c'ho un po'... perché è caldo e poi un'ora e mezza da una gara all'altra. Ma l'obiettivo per domani qual è? Io parlo della 1000 adesso, la BDB. Ah, oh, ci proviamo sempre, tanto il bello è sempre vincere, però bisogna vedere. L'altra volta a Cremona era andata un po' diversamente, vero? No, le ho vinte della mia 1000 Open, sì, però c'erano tante wild card, allora lì abbiamo fatto un po' fatica. Però ci sono anche qua perché c'è il campionato Umbro che corrono insieme a noi, allora vediamo. Però dai, ci divertiamo. Importante è quello, grazie Walter Bartolini, buona qualifica. Grazie a tutti, ciao a tutti. Con Massimo Bocelli, ciao Massimo. Ciao, ciao a tutti. Allora, com'è la percezione? Fa un caldo esagerato. Eh sì, ci sono oltre 50 gradi d'asfalto, bel caldo, beh. Comunque la pista è bella e si va anche col caldo. Senti, ma che percezioni hai in vista della gara? Ma in vista della gara vedo dalle prime prove, ho visto che siamo tutti abbastanza equilibrati. Non siete così lontani a livello di tempo? Sì, vediamo un po' però se invece la differenza verrà fuori nel turno di ufficiali che facciamo adesso. Senti, ma mi parlava qualche pilota, in realtà tanti mi hanno detto un po' sconnesso in alcuni posti il circuito, ci sono delle buche, anche tu hai trovato questa cosa? Sì, ho dovuto lavorare parecchio sulle sospensioni perché la parte dopo il rettilineo lungo, quella delle S è piuttosto sconnessa, invece l'altra parte di qua è accettabile, va bene. Obiettivo per domani? Obiettivo come sempre è il podio, però stenta a venire ultimamente. Arriverà, in bocca al lupo Massimo! Grazie. Con Massimiliano Palladino, pronto per la qualifica, è una bella circuito, tosto, impegnativo Max? Sì, tutto da scoprire, è la prima volta che giriamo qua, quindi vedremo come va. Però tu sei, io l'ho sempre, io ti ho ribattezzato, tu sei l'uomo dalle rimonte impossibili. Parti sesto, arrivi secondo, come te la senti? Hai già provato, qualche giro l'hai fatto? Sì, qualche giro sì, non lo so, la qualifica farà capire i tempi, perché non so ancora quanto dobbiamo girare, quindi vedremo. È un work in progress. Senti, l'obiettivo è quello di vincere comunque la classifica di competizione? No, vincere sarà impossibile, però speriamo di piazzarci bene, vediamo. L'obiettivo è quello, come sempre, sì. E di divertirsi. Esatto. Divertirsi. Grazie Massimiliano Palladino. Grazie. Cosa? Ah, è vero! Facciamo la moto. Sì. E poi, ultima domanda, quella moto, diversa? Ho avuto un problemino venerdì con... una bandiera blu che non ha capito che gli segnava bandiera blu e pazienza, demolita. Hai dovuto cambiare livrea completamente? Sì, no, cambiare la moto. Ho cambiato la moto? Sì, sì. Ma non solo livrea? No, tutta la moto. Sarà un bello spettacolo allora. Ma sì, dai, va bene. Si diverte, grande Max! Dai. Con Gabriele Perri, ciao Gabri. Ciao. Allora, come percezioni, feeling? Stamattina fa un caldo esagerato. Sì, sono giorni caldi, un campionato in salita, questo caldo ci sta appunto creando problemi tecnici. Abbiamo moto sempre calda, ci fa fare pochi giri, non si è riusciti a girare.
cercheremo di almeno di concludere la gara e portare a casa qualche punticino per restare in una buona posizione in campionato, visto che siamo secondi e probabilmente oggi andremo a perdere il secondo posto. Sei già così disfattista? Considerando i problemi che abbiamo, purtroppo dobbiamo essere realisti e mettere davanti le mani che purtroppo probabilmente non finiremo la gara, ma cercheremo di farcela. Noi ti auguriamo in bocca al lupo, che possiamo far noi di più? Per lavorare faremo il possibile per riuscire. Ecco perché ti ho visto un po' scuro in questi giorni. Sì. Un po' incazzato. Siamo un po' presi dal lavoro e un po' di nervoso chiaramente c'è. Va bene, però ti sei prestato, l'intervista l'abbiamo fatta, almeno stiamo facendo vedere le marmitte. Dai, faremo il possibile comunque e cerchiamo di andare a casa contenti. Almeno con te, no, almeno speriamo di finire la gara, che almeno quello, magari qualche punticino te lo porti a casa. A casa qualcosa sempre, dai. Va bene, grazie Gabriele Perri. A voi, ciao, grazie. Tutto pronto per il terzo appuntamento del MES in quel di Magione, circuito importante, 2507 metri di percorrenza, 13 giri per quanto riguarda la 1000 Open con la pole position di Alessio Velini, 1:10.814 a suo fianco Walter Bartolini, a chiudere la prima fila Emanuele Lobartolo, seconda fila che si apre con Boccelli, Cristini e Perri, Perri che però non correrà, purtroppo problemi per lui, remoto. Apre la terza fila con Sportoletti e Fontanelli, Palladino neanche lui sarà della gara con Cornia e Lombardi, Beraldo, Sordoni e Almadori. Questa la griglia di partenza, la bandiera verde che sventola, tra poco inizia la terza tappa, via partiti, buona la partenza di Velini che prova subito ad intrufolarsi, buono anche Lobartolo che si mette davanti, Velini cerca di stare appaiato con Bartolini, lo passa subito Velini, se ne prova ad andare e vediamo con Bartolini che si accoda anche lui. Sarà una gara molto interessante, lo ripeto e lo ribadisco, le due defezioni sono importanti, Perri e Palladino che si giocavano la vittoria finale, un Perri molto sfiduciato, Bartolini subito la telecamera da giusto di lui, prova a scavalcare Lobartolo, forse ci riesce, subito in entrata Bartolini si mette davanti, Lobartolo si accoda e dietro c'è Alessio Velini che è stato autore di una super qualifica e vediamo se riuscirà a restituire Pamper Focaccia. Lobartolo e Velini sfruttano la potenza della loro moto, Velini si mette davanti subito al primo giro, cerca di dettare il suo ritmo, la sua andatura, il suo modo di fare, Velini prova subito a staccare Lobartolo e Bartolini ed in qualche maniera ci riesce con Bartolini che cerca di accodarsi subito e alle spalle c'è anche Super Cristini che proverà in qualche maniera ad indugiare anche lui, prima tornata che passa, Velini davanti, Lobartolo dietro, Bartolini Cristini che si giocano la terza piazza, sarà una gara sicuramente molto 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 difficile per qualcuno di loro, con Velini che sta iniziando come un rullo ad andarsene, a matare il terreno, a scappare via ed effettivamente in qualche maniera la sua andatura ci dice che ha un passo gara più importante degli altri 13 giri. Abbiamo indugiato anche con qualche pilota nelle interviste pre-gara chiedendo se ci fosse la possibilità di un rischio degrado, di un rischio da un punto di vista pratico per quanto riguarda la gommatura, ma ci dicevano di no, anche perché 13 giri non faceva, faceva caldo sì, ma non un caldo così esagerato come si poteva pensare. Le telecamere vanno su Lobartolo e Bartolini, con Bartolini che prova in qualche maniera di riffo di raffa a stargli dietro. Velini ha messo 2 secondi tra sé e Lobartolo in 2 giri, insomma signori, non è mica poco per un circuito molto veloce, lo ribadiamo, e inizia ad inanellare dei tempi molto importanti Velini. 1:11 dietro, non riescono a stare al ritmo Lobartolo e Bartolini. Cristini si affaccia quando scorre e passa già il secondo giro, ci sta provando in qualche maniera Bartolini a inseguirlo, non mi sembra però essere in grado di tenere quel ritmo, di tenere quella costanza, di tenere quella perseveranza né Lobartolo né Bartolini su Velini che volavano comunque in qualifica. Cristini, Boccelli intanto inquadrato, partiva dalla quarta piazza massimo, non è riuscito da questo punto di vista a tenere fede a quella che era la qualifica iniziale. Le telecamere intanto indugiano anche su Cornia, stiamo vedendo un po' tutti i piloti che passano
con un Alessio Venini che sta strappando e stracciando le vesti, strappando gli occhi per la tipologia di gara che ha impostato, per la tipologia di ritmo forsennato che sta imprimendo alla gara chicane, e tra poco ci troviamo proiettati, planati sulla fine del giro. Sta davvero costruendo una gara importante dietro Bartolini, di qualche decimo si stacca, qualche decimo si stacca Cristini, mamma mia che piegata, con Fontanelli che sta cercando di risalire su Cristini. Occhio, perché Fontanelli sta iniziando a guadagnare qualcosa, sta iniziando a guadagnare qualcosa. L'ho visto adesso fare una piega clamorosa Fontanelli. Lobartolo Bartolini, intanto è un bel modo anche di parlare, di dire, di fare bene le cose, perché Lobartolo Bartolini hanno deciso insieme di correre questa gara, anche un po' per mettermi in difficoltà da un punto di vista fonetico con le loro lettere. Lobartolo che sembra in dritto riuscire a staccare un po' di più Walter Bartolini, che potrebbe magari, chi lo sa, anche un po' accontentarsi, visto che ci sono diverse wild card, visto che comunque ha un discreto margine lo stesso Walter. Chi lo sa che non si stia già iniziando a fare qualche calcolo nella mente, anche perché Velini è letteralmente imprendibile, sta facendo una gara a parte. Alessio Velini 4 secondi tra sé, Lobartolo e Bartolini, con Lobartolo e Bartolini che sono in fotocopia adesso di nuovo, aveva guadagnato qualcosa prima. Fontanelli ha passato Cristini, Gianluca Fontanelli partiva dalla nona piazza, che poi era settima, anzi era ottava, vista la non partenza di Gabriele Perri. Fontanelli ha passato Cristini e sta cercando in qualche maniera di iniziare ad intrufolarsi. Chissà la sua speranza se non sia quella di entrare in bagarre con quei due che si stanno giocando in maniera importante il secondo posto, perché Velini è letteralmente imprevedibile. Si gira Lobartolo qua su Bartolini, ma capisce che Bartolini ha una lentezza un po' di fondo sul rettilineo, sul tratto misto invece riesce a recuperare qualche slow motion. Lobartolo Bartolini, siamo quasi a metà gara, è una gara molto in fotocopia per questi due. Davanti con Velini, Fontanelli sta cercando in qualche maniera di essere anche, perché no, un po' iniziare ad indugiare, a stare col fiato sul collo, a provare ad avere quella performance, quella perseveranza per poter starci dietro. Velini davanti, mamma mia, mamma mia, i tempi sono davvero davvero cruenti per chi gli sta dietro. Lobartolo Bartolini, sempre loro due, sfida nella sfida. E laddove Bartolini qualche volta recupera, mangiucchia qualche decimo, Lobartolo glielo riprende il giro dopo. Bartolini vicinissimo, hanno rischiato la collisione sul tratto misto. Bartolini è fortissimo, poi sul rettilineo perde qualcosa. Adesso vediamo se è confermata la percezione. Guardate, non riesce a sfruttare la scia, e occhio perché poi purtroppo per Bartolini quel rettilineo è il lancio per poter poi arrivare alla parte finale del segmento del giro, e allora diventa un grosso problema, perché se Lobartolo lì riesce a staccarlo di qualche decimo, poi non lo riprendi più. In anella qualche curva, qui Bartolini è vicinissimo a Lobartolo, qui Bartolini è vicinissimo. Velini passa e addirittura ci sono già, c'è qualche doppiaggio. Settimo giro che inizia, siamo praticamente a metà gara inoltrata, una gara che sta correndo, scorrendo via via in maniera molto capillare ed interessante, con Lobartolo che continua a tenere dietro Bartolini. Fontanelli che cerca di rosicare qualcosa, di rosicchiare qualche decimo, e Fontanelli in qualche maniera sta provando a rientrare. Boccelli ha mollato di schianto la posizione, ma Fontanelli sembrava effettivamente averne di più, mentre la telecamera indugia sul buon Alessio Velini, che continua in maniera veleggiante a fare la sua gara, una gara pronta, matura, importante. Effettivamente sta continuando e confermando quanto di buono fatto Lobartolo Bartolini, sempre loro due
1-1. E chissà che non stia maturando adesso, però Bartolini è vicino. Adesso è qualche giro che Bartolini non lo molla più. Si è attaccato con Bellini che intanto passa. Inizia l'ottavo giro. Sta veramente subissando gli avversari. Alessio Bellini dietro Cristini in qualche maniera cerca di stare nel gruppo, più che altro per fare dei punti. Lobartolo Bartolini sempre là. Lobartolo Bartolini e Fontanelli che si sta aggrappando al gruppone. Occhio perché tra poco è sfida super per il secondo posto, perché Fontanelli mi sembra che non tanto che ne abbia in più, magari è così, ma fondamentalmente non scappando quei due, Fontanelli è riuscito giro dopo giro, prima ad esempio 5 decimi più veloci, è riuscito a strappare, ad avvicinarsi e a consolidare la quarta posizione, avvicinandosi tantissimo per andare a prendersi la seconda piazza. E allora potrebbe essere che tra poco assistiamo ai fuochi d'artificio per il secondo posto. Lobartolo, Bartolini, Fontanelli. Questo potrebbe essere verosimilmente il gruppetto con Bellini. Mamma mia ragazzi, Bellini sta stracciando ogni record per quanto riguarda la 1000 su questo circuito e dimostra di avere davvero, davvero, davvero una confidenza importante su questo circuito. Sta letteralmente matando il terreno. Qua le immagini vanno su Cristini, su Boccelli, che sono quinto e sesto, stanno onorando al meglio la loro prova, bravi entrambi. Questo è Cristini Giampaolo, che continua ad impegnare le proprie curve quando siamo ormai al nono giro. Questo invece è Boccelli. Stiamo andando un po' ad indugiare un po' su tutti i piloti che stanno concorrendo in quel circuito di Magione, un po' la tappa intermedia, che inizierà a dirci qualcosa sul risultato poi finale. Intanto di nuovo Bellini per quanto riguarda il MES, anzi scusatemi, non è Bellini in questo caso, siamo con Sportoletti, e evidentemente il MES ha bisogno poi di ricaricare le pile, un mese e qualche giorno si starà fermi per poi tornare a Varano, e lì ci saranno davvero da fare i conti non con l'oste, non senza, ma da fare per davvero i conti, perché a quel punto lì poi inizierà a essere deciso un po' il destino di tante, tantissime categorie. Lobartolo, Bartolini, Fontanelli in fotocopia entrano nel decimo giro e ormai siamo lì, siamo lì, anche perché mancano veramente 4 minuti alla fine della gara fondamentalmente, contando che Bellini sta concorrendo per uno sport diverso, bellissimo. Questo è Tony Lombardi, intanto telecamere indugiano anche sui piloti nelle retrovie che stanno completando, ultimando i loro giri, in questo caso inquadrato Lorenzo Almadori, lo abbiamo visto passare, ed evidentemente piloti impegnati anche nella Coppa Umbria, lo sappiamo, ed evidentemente sarà una gara che adesso ha davvero tanto da dire. Eccoli là, Lobartolo Bartolini e Fontanelli. Fontanelli che prima si era avvicinato tantissimo, adesso in questa fase no, anzi ha perso Fontanelli, sta perdendo Fontanelli, sta perdendo passo passo, e chi lo sa che forse è stato un sussulto, ma si sono rimessi un po' a martellare quei due lì davanti, Lobartolo e Bartolini. Siamo entrati nell'undicesimo giro, ne mancano due, e Fontanelli forse non ne abbia per stargli dietro, forse davvero ha avuto un sussulto, un guizzo in precedenza, ma adesso non ne ha davvero più per poter tenere l'andatura di quei due leoncini che ci sono lì davanti, e li chiamiamo così non a caso, Walter Bartolini e Emanuele Lobartolo, che hanno continuato sprezzanti del pericolo dall'inizio della gara. La gara è talmente nonsense davanti che Bellini giustamente non viene più inquadrato, anche perché abbiamo una lotta clamorosa per il secondo posto, Lobartolo Bartolini, ma Bartolini sembra davvero adesso lo potrebbe aver studiato per tutto il circuito, ma a un certo punto deve provare a sferrare l'attacco finale, perché sennò diventa un grosso problema per Bartolini, che gli è stato dietro tutto il tempo. Lobartolo invece è bello sereno perché continua a girare concentratissimo, non gli viene sferrato alcun attacco,
e ci prova a rimanere costante, martellante con i suoi tempi. Tra poco Velini, vedrete comparire l'app 12 su 13, vuol dire che è passato già Alessio Velini. E difatti è così, siamo al penultimo giro in corso, sempre quella posizione, Lobartolo, Bartolini, Lobartolo, con Fontanelli dietro che ha riguadagnato qualcosina col monitor dei tempi, però davvero è un circuito non facile, questo abbiamo capito per i sorpassi, forse il contro rettilineo potrebbe aiutare, ma da questo punto di vista non può aiutare Bartolini, che non riesce in nessuna maniera a stargli dietro, e allora la situazione potrebbe complicarsi maledettamente. Ma c'è qualche doppiato, e allora la speranza di Bartolini che possa incespicarsi la macchina Lobartolo e possa provare il sorpasso. Questi doppiati li sta completando Velini, che tra poco arriva al final lap, ci arriva con una destrezza, con una tranquillità, con una pacatezza indomita. Alessio Velini ha davvero squarciato qualsiasi record, infranto qualsiasi record, ha fatto una gara pazzesca Alessio Velini e continua a fare una gara pazzesca Alessio Velini, sta davvero matando, tarando il terreno. Tra poco si troverà a doppiare Lorenzo Almadori, ce l'ha davanti Alessio Velini. Ai, problema, forse Cristini, sì, problema, alza la mano, peccato, era una grande gara per Cristini. A questo punto Boccelli può andare, assolutamente Boccelli va, ma noi siamo qui indomiti, impelagati in questa gara. Peccato per Cristini, ma ormai si va per il final lap. Bartolini dietro Lobartolo, lo stacca qui Lobartolo. Bartolini, io penso che alla fine si debba andare ad accontentare della terza piazza, anche perché tra poco Velini probabilmente sta già festeggiando, le telecamere vanno ad indugiare su quella che è la lotta tra Lobartolo e Bartolini. Siamo al final lap, lo abbiamo già detto, affrontano il contro rettilineo, tra poco la curva prima della chicane, prima del rettifilo finale. Vince Alessio Velini, straordinario Alessio, stravince, super vince tutto il gruppo dei doppiati, con Almadori, un po' con tutti quanti gli altri, e Lobartolo secondo, terzo Bartolini che ci ha provato fino alla fine, quarto Fontanelli. Finisce qui il circuito di Magione per quanto riguarda la 1000 con la grande vittoria di Alessio Velini, secondo Emanuele Lobartolo, terzo Walter Bartolini, quarto Fontanelli, arriva anche Boccelli, bravo, bravissimo Boccelli a tenere duro, durissimo, giornata caldissima, finisce così, vince Velini, secondo Lobartolo, terzo Bartolini, è tutto da Magione, è stato davvero un gran bel gran premio, spettacolare, bella la sfida Lobartolo-Bartolini, alla fine a deciderla è stata Emanuele Lobartolo, che riesce ad arrivare secondo su Velini, nulla da dire, strepitoso, grande vittoria di Alessio Velini. Allora, noi siamo arrivati al parco chiuso e abbiamo sentito bravo Massimo, tipo 4-5 volte, bravo Massimo. Dove sei stato così bravo? Beh, così bravo, diciamo che sono le altre gare che ho avuto troppi problemi, anche proprio stupidi, ma però purtroppo capitano, certo. E quindi sono dovuto partire molto indietro e ho fatto un po' di recupero, ma non si può fare altro. Allora è proprio vero. Poi qua continuano ad accorciare le gare, io non capisco perché. Erano 15 giri in partenza, 13, così se uno deve fare qualcosa di più non può, viene tagliato fuori, se sbaglia una virgola. Allora, ti faccio un'altra domanda, terza gara di campionato, come la vedi? Quest'anno dura, perché appunto le prime tre gare, che tra l'altro ne hanno fatte due, una doppia a Cremona, non sono andate purtroppo bene, sempre in recupero, ma ho fatto dei risultati piuttosto scarsi, ho fatto una volta sesto e due volte quinto, mi sembra, quindi devo essere sesto in classifica, vediamo, adesso oggi ho recuperato un po', vediamo. Ma infatti ho visto che ti stavi chiedendo, sono arrivato terzo, sono arrivato quarto, non si sa ancora? Sì, perché abbiamo insieme un altro trofeo Umbria, sì. Sono gente, diciamo, del posto, tra virgolette, naturalmente. Tra virgolette, sì. Sì, tra virgolette. E quindi, non so se c'è Velini, che è sicuramente il primo perché aveva quasi il record alla pista, certo. E poi Bartolini, poi Lobartolo, che sono del MES,
ma l'altro in mezzo non sappiamo chi è, appunto, non se fa parte del MES non sono podio, se no sono terzo al podio. Dopo ce ne accerteremo. Ma questa pista qui quanto è difficile? È piuttosto difficile, sì, è piuttosto difficile. A me piace tantissimo guidarsi dentro, molto bella secondo me. Perché c'è anche tanto dello sconnesso? C'è anche dello sconnesso, lì bisogna riuscire a sistemare bene la moto, perché se no sei tagliato fuori. Sì. Beh, moto e pilota insieme fanno risultato poi. Dai, sì, questa volta sono soddisfatto, sì. Grande Massimo, la prossima volta. Noi siamo lì che ti aspettiamo, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao.